Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati su TuttoGames, sono sempre Domingo, oggi vi porto Timo. Prima di iniziare volevo ricordarti che sul canale trovi una serie di guide specifiche per i champion, più ho fatto una serie di video dove vado a consigliare dei champion facili da usare per chi inizia a giocare. Oggi vi porto Timo, ripeto, e lo giochiamo con presa dell'immortale, demolire, corazza ossea e crescita eccessiva. Secondo ramo prendiamo colpo basso e cacciatore famelico. Come rune che danno statistiche e velocità d'attacco, attacco adattivo e l'ultima potete scegliere voi, facoltativa. Io ho messo armor visto che siamo contro Garen. Le abilità di Teemo andiamo a maxare prima la E, poi la W e infine la Q. La E, buona sostanza, è una passiva che va praticamente ogni attacco di Teemo avvelenerà gli avversari. Ogni attacco di Teemo faranno danno magico sul colpo e faranno altri danni magici passivi per qualche secondo. La W dà a Teemo una velocità di movimento già di base aumentata. Questa è la passiva della W, in più è un'attiva. In buona sostanza, Teemo riceve un ulteriore aumento della velocità di movimento. Praticamente viene aumentata la velocità di movimento. Allora, praticamente viene aumentata la velocità di movimento, raddoppiata già, del buff che riceve di passiva. La Q è un dardo che viene lanciato da Teemo, che acceca gli avversari, quindi questi per qualche secondo con i loro autoattacchi non faranno danni. La Suprema. Teemo piazza dei funghi e questi funghi faranno danni, avveleneranno gli avversari, quindi faranno danni magici passivi e più danno visione. Aspetta che voglio ammazzare questo tizio. Ok, non l'abbiamo ammazzato, ma l'abbiamo fatto regolare. Allora, gli oggetti da buildare core, ci facciamo liandri, liandri, dente di Nashor e Morello, anche perché siamo contro Garen ed è molto buono in Morello, in quanto va a diminuire la sua rigenerazione con le ferite gravi. Ora, la partita sembra abbastanza equilibrata, non c'è stato nessun primo sangue subito. Teemo in low elo è molto forte in quanto gli avversari non ci sanno giocare contro, si faranno boccare tantissimo in early game, quindi voi potete arrassarli e farmare con tranquillità, visto che loro saranno costretti a ricollare, in buona sostanza. La vostra suprema è molto forte anche per pushare i minion, in quanto se li mettete sui minion farete molti danni ad area. È forte per prevenire gank, in quanto oltre a dare visione quando gli avversari ci passano sopra, oltre a subire danni magici, vengono anche slowati, quindi avete il tempo di scappare. E in più nei teamfight potete lanciarli per fare molti danni ad area. Possiamo usarli anche per tenere sotto controllo, in questo caso il messaggero della landa. Aspettate, questo ha usato ustione. Ok, io me la regollo. Comunque potete usare i funghi come delle ward. Anche per questo io non prendo l'evoluzione blu, ma prendo quella rossa, ovvero il trinket per eliminare il ward avversario continuo. Allora, andiamo prima di questo. Anche se potrei fare prima il Morello volendo. 9CS a 23, c'ho lo strumento del flash per schivare gare. Allora, primo sangue chi l'ha fatto? Ok, no, Teemo è molto forte contro i melee, champion melee, perché voi potete porcarli e loro sostanzialmente per attaccarvi si devono avvicinare, quindi si espongono ai vostri danni. Per giocare contro Teemo dovreste avvicinarvi al minimo solo per la stittarli.
e non stare a range appunto di Dio. Allora, abbiamo i funghi, lo blocchiamo. Ma quanto cavolo corre? Ok, non deve levarlo. Il TP è inutile, continuo, perché abbiamo tantissima velocità di movimento data anche dalla W. Ok. Quindi TP abbastanza inutile. Vediamo se riusciamo a prendere una kill. No, l'ha preso la suprema. Vabbè, fa niente. Garen sta perdendo un botto di farm. Perché li chasate? Sostanzialmente Garen non sta più farmando. Buono. E io sto perdendo minion perché ho visto la stitta. Che sta perdendo tempo? Ok, forse riusciamo a prenderlo. Aumenta la velocità di movimento con la Q, quindi è un po' difficile. Forse ammazzato. Perfetto. Non so perché mi ha assittato così tanto Polibear, però abbiamo preso una kill. È buono. Allora, facciamo così, col demolire faccio un colpo alla torre, prendo un po' di stack. No, riusciamo a prendere due stack di torre. Lui c'ha l'ustione, quindi ci metterà poi tempo per tornare in lei. A posto, me ne vado. Ma 2 CS, 30 lui. Perfetto. Allora, i funghi di Teemo lanciati su altri funghi rimbalzano. Quindi tenete presente questo, che può servirvi anche per lanciare, per aumentare la gittata dei funghi. Qui non ci sono ward. Qui sì. Non so dove gare. Allora, usate la vostra Q non per push, cioè non per la stittare, tranne se proprio se dovete, ma più che altro per pararvi dagli attacchi dei vostri avversari. Come in questo caso non mi ha silenziato perché io ho fatto la mia Q, forse lo ammazzo. Ok. Ma sono giocata malissimo, però. Perché mi sono fatto hittare dalla torre. Ho preso dell'immortale. Ogni volta che colpite il vostro avversario, oltre a curarvi di una percentuale, una parte di salute, aumentate anche la vostra salute base. Contro Garen, in questo caso, ogni volta che lui ci prova a silenziare con la sua Q, noi usiamo la nostra Q per schivare il suo silence. No, ma perso il carretto. Forse lo uccidiamo. Mannaggia. Aspetta, forse flash. Potrei flashare Q. Facciamo così. Vede, lui non sa giocare contro Teemo, quindi non sa cosa fare. Contro Teemo è un oggetto molto forte e è il modo attivo. In quanto il modo attivo blocca tutti
i danni magici passivi, tipo il veleno di Timo, gli andri, la E di Malzar, tutti questi danni magici. Ok. Lui già ha una rigenerazione, sta iniziando a rigenerare molto, quindi Morello è da fare assolutamente. Oh, scarpe, penetrazione magica, anche se in alcuni casi possono prendere anche i Berserker. Diciamo che Teemo è un po' un champion versatile, può essere buildato o full AP o anche ibrido. Ibrido intende oggetti che danno sia statistiche di AD che statistiche di AP. Voglio vedere se si sta facendo messaggero. Sta qua. Ecco. Sono un po' di semi. Cioè un po' di funghi, non semi. Cazzo di... Quel fungo l'avevo piazzato prima, ma ha salvato. Abbiamo anche il red, adesso facciamo ancora più danni. E in più si è aumentata la rigenerazione base. Mi devo fare Morello subito, altrimenti questo non lo fermiamo più. Vediamo un po' se guarda. Sì. Mi sta regalando un fottio di soldi con tutte queste guardie che sto togliendo e ste contro. Beh, lui non ci può mai prendere quando abbiamo la doppia V attivata. Ok. Dobbiamo prendere qualche drago ora, eh. Appena prendo sta torre. Cavolo, mi sa che... Non ho mano, devo andare. Vorrei prendere la torre prima di regolare. No, mi tengo sto mana per usare la doppia V se mi ingaggia o... E anche le sin, perché c'ho visione solo da Tribash. Vediamo se riesco a pigliarla sta torre. Ok, presa. Presa. Posso regolare, posso iniziare a gruppare un po'. 130 CS. Allora, team nei teamfight dobbiamo comportarci ovviamente come se fossimo una di carry. Cioè, siamo una di carry, quindi non buttiamoci nei teamfight. Che a quanto stanno a fare cose questi. C'è un italiano, Cassiopea. La squadra avversaria. Ok, Ustione magari potevo anche non usarlo. Che okay. Forse muore. No, la zona, cavolo.
Ucciso. Grazie per il doppio buff. Allora. Difficile giocare adesso in 4v3, cioè in 4v5. Questi li usciamo così e ce ne andiamo. Cassio intanto sta prendendo ad un rebot. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa niente. Spero che voglio dare una mano a cosa. Allora. Preso. The kill shot, no heal. Dai, chi ne ha? Ah, voglio pingarlo. Ok. Fare il silence sulla torre. Vai, vai, voli. A posto. C'è pure ragazzi qua. Mai sulti. Forse si vince pure in 4, eh. Ok. Usciamo la doppia. Ancora qui. C'è pure Garen. Andiamo via. C'è un drago da fare. Recollo. La passiva mi sono dimenticato di dirla. In realtà di Teemo. Teemo diventa invisibile quando sta fermo. Quando torna visibile se vi spostate aumenta la velocità d'attacco. In più l'invisibilità nei cespugli potete usarla anche muovendovi. Invece fuori da cespugli, se vi muovete non siete più invisibili. Una modalità della stealth. Mi ero dimenticato di dirlo all'inizio. Allora pusho la bot e prendiamo sto drago. Xayah, c'è Xayah, Qiyana ancora off. Ma dovremmo vincerla lo stesso. Ah, per uno. Se bastava un altro attacco a Cassiopeia, a morire. C'è stato un po' troppo.
lì, però mi sono preso una kill su Ezreal. Lì si viene a morire. Garen top, facciamo così. Morello ce l'ho fatto, cavolo. A posto. Lui sta andando di resistenza magica pure, quindi voice staff me la faccio. Sono tutti al bar. Vabbè, io push, c'ho il TP per gruppare fast. Cerco di prendere la torre bot. Non vorrei che si vea. No. Non c'è. Allora. Non morite tutti, cavolo. Che poi mi pingate. Chiana è Afk. Perché la pingano? Disturbato, mi prendo la torre. Oh, si sono accorti. Due minuti, faccio pure questo. Gara multi kill già, 3 kill. Allora faccio questo. Void stuff. Un altro oggetto molto utile con Teemo. C'è tu cristallo di rely. Che okay, andiamo a sloware ancora di più con i funghi. Allora. Andiamo a uccidere sto gara. Staffa. Malmortius. Basta un animo adattivo per counterarmi, però non so sta fa. Oh, c'è anche lì indietro, Questa mia ulta. Non c'ho mano, questo non volevo ingaggiare. Oh! Qualche fungo era rimasto. Ci sono un casino. Ok, gli attacchi fanno danni magici ovviamente. Allora. Poi se i vostri avversari non buildano resistenza magica, farete veramente tanti danni. Vabbè, voglio vedere se riesco a fregare il loro blu. Prima che lo prende Cassiopea. Ah, cavolo, già sta qua questo. Ah, l'ho ucciso. Però l'ho ucciso pure lei. Allora, mi sa che me lo faccio il scelto cristallo di rely. Tanto lui c'ha solo questo di resistenza magica. Poi mi faccio eco di Luden. Faccio prima questo, eco di Luden. Faccio prima eco di Luden, no? Anche se Cassiopea è buono. Il rely perché corre un botto Cassiopea, anzi striscia un botto. Ok, preso io. Perché fightano sempre? Ma poi sono in due. Andiamo ad aiutarli.
Non so se ci sono. Mo usciamo mid, cavolo. Dobbiamo difendere. Ma in realtà potrebbero farsi il baron tranquillamente. Il problema è che... Come cavolo lo contesto? No, ci stanno. Sono nel blu. Vediamo se riesco a eliminare Lux. Devo fare mobility, mi dovevo fare contro Garen. Sto chasando, non dovrei chasare. Sono già all'ero 18. Andiamoci a fare Baron, no? Visto che stanno due top. Facciamolo noi. Ok. C'è Lee Sin. Vabbè. Scappato. Una ulti un po' sprecata però. Importante. Era ucciderlo. Ok, preso. Push. Cassiopea è morto. Push top. No, sono arresi. Anche questo game come il game di Orc. Vabbè, per questo video è tutto. Se il video è stato, ti è stato un po' utile, ti invito a lasciare like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, da Domingo.